Nella calda notte africana si è svolto il 17° circuito del protettorato britannico del Bahrain, prima prova valevole per il mondiale di Formula 1. Durante le fasi preliminari, ecco la rubra bovina dell'alfiere messicano Perez stopparsi mestamente a bordo pista. Dovrà partire dai box. Alla partenza la vettura del sovietico Mazepin è già fuori combattimento. Con il 33 Verstappen, olandese, al via precede la Mercedes-Benz di Hamilton. I bolidi sfrecciano nel deserto, mentre all'Alfa Tauri del francese Gasly si stacca un pezzo. Nel frattempo in furia la gagliarda lotta tra le Ferrari e le inglesi McLaren. Alla fine sarà Norris a prevalere su Leclerc. I meccanici teutonici sono perfetti al box, ma se Hamilton vuole la vittoria dovrà vendere cara la pelle. Nel frattempo scuderie francesi, italiane e inglesi si danno battaglia a metà del gruppo. Ogni pilota lotta orgogliosamente, ma sarà la Ferrari condotta dal debuttante Carlos Sainz ad uscire davanti per la gioia dei tifosi italiani. L'ispanico Alonso numero 14 è costretto al ritiro a causa della carta di un panino finita nel condotto di un freno, Galeotta fu l'ingordigia. Alla seconda tornata di sosta ai box Verstappen si trova ad inseguire, ma il suo bolide è rapido e agile e si trova a ridosso della Mercedes-Benz. Hamilton manifesta segni di stress e sembra non tenere più la sua vettura in pista. Vedendolo capitolare l'olandese tenta l'attacco, ma la sua manovra è troppo audace. Ritenta l'assalto, ma non c'è più tempo, sarà il britannico Lewis Hamilton a trionfare al traguardo. La caccia all'alloro mondiale è ormai aperta.